Allora Barbara, come dicevamo, siamo arrivati quasi in chiusura, ma come sempre c'è il coro di oggi che stiamo parlando delle voci delle ville di Ortona. Allora, eccoci appena usciti dalla meravigliosa location di Torre della Loggia, qui con noi a farci compagnia, uno che di questa location deve, insomma, non solo metterci impegno, la deve curare, perché Remo Di Martino, oltre ad essere presidente, dell'Istituto Tostiano, è anche comproprietario di questa meravigliosa struttura. Complimenti. Grazie, molto gentile. Sono comproprietario con mia moglie, quindi Vabbè, tutto in famiglia, appunto. allora dai. Comanda più Si lei, chiama, si immagino, chiama, però. no, no, comanda più mia moglie, certo. Ecco, no, lei inteso Ah, come sì. noi ci stavamo Tor dando del tu, diciamo, sì. ecco. Torre della Loggia della Loggia è proprio il cognome di mia moglie, che ha dato un po' il nome a questa struttura che nel 1100 è stato un recupero importante perché ha dato la stura pure a tanti recuperi qui a Terra Vecchia. Quindi adesso Terra Vecchia di Ortona è un posto visitabile, ma qui era un disastro, non ci si poteva neanche Bellissimo, Remo, entrare. davvero, Grazie, troppo gentile. davvero, No, davvero mi bello. piace dire che siamo qua per un motivo molto semplice, perché l'Istituto Tostiano avrebbe ospitato volentieri il coro nel suo salone, però purtroppo è in ristrutturazione, quindi non ci siamo potuti andare e Lo sai perciò. che si sta meglio qui, però? No, vabbè, no, Poi però. assaggeremo anche qualcosa all'interno, perché ho Come visto no, che certo, l'accoglienza è tutto che ci avete pronto. riservato è meravigliosa. Prima però bisogna cantare.
eventi, particolarità per questo spazio? Allora, ci avete pensato? È stato già fatto? Abbiamo già fatto tante belle cose perché lo utilizziamo per presentare libri, cioè siamo diventati un po' il punto di riferimento culturale della città. Quest'anno facciamo anche aperitivi cenati, facciamo tante cose, ma non voglio fare pubblicità. No, assolutamente, no, però insomma è una location che si presta, è un coro tradizionale, ci sta bene. Infatti abbiamo accettato volentieri l'invito del presidente che ci ha chiesto di poter venire da noi, Emilio che è un carissimo amico, ha detto ma come no, certo, a disposizione. E tu canti, Remo? No, beh, questa canto, è una provocazione canto, giusta. Canto nel senso che se vogliamo cantare musica se leggera, vogliamo passare, magari, se vogliamo passare tempo lo passiamo. Però per i cori insomma c'è bisogno di studio, di preparazione. E la signora canta? Neanche. Mia moglie è di Milano, canterebbe in milanese, quindi non va bene. Va bene, siamo meglio noi, però certo. Insomma, un risottino lo assaggerei. Certo. Grazie Remo, complimenti ancora per la location e soprattutto per avere invitato il coro Le Voci delle Ville all'interno della tua struttura, e mi fa piacere sapere che questa location ospita eventi culturali e non solo. Insomma, si mangia, si beve, però si parla anche un po' di cose più importanti, diciamo così, Remo. Grazie a voi e saluto tutta Rete 8 che è sempre vicino a queste manifestazioni culturali e ci fa solo piacere. Assolutamente, complimenti. Grazie, Rete 8, ovviamente non cambiate canale, buttate il telecomando, lo dico sempre, poi a fine serata, a fine settimana riprenderete il tutto rimanendo sempre sul 10 del digitale, una capatina sugli altri canali la potete anche fare, ma poi basta tornare sull'emittente, la prima in Abruzzo e non solo. Ci vediamo dopo. Yeah, man.